riprende il restauro di Ponte Buriano. I lavori di recupero e consolidamento del ponte romanico riprenderanno il prossimo lunedì, ma questa volta senza la chiusura al traffico. Auto e veicoli, infatti, seppur rispettando le attuali limitazioni, potranno continuare a transitarvi. Si tratta della terza ed ultima tranche di interventi per un finanziamento della Regione da 700.000 euro che interesseranno il ponte. L'intervento si concentrerà sulle finiture dei rostri e comprenderà le due arcate della parte golenale. I lavori dovrebbero concludersi entro il febbraio 2020. Appena insediata mi ero recata a Ponte Buriano per far capire al territorio che per me quella era una priorità e la sto portando avanti come tale. Capendo il danno, le conseguenze, i disagi provocati a tutta la cittadinanza, oltre che alle aziende del territorio, con la chiusura del ponte, gli avevo promesso che non l'avrei più richiuso e la promessa è stata mantenuta. Porteremo a termine i lavori previsti con i soldi restanti dei 700.000 euro e abbiamo trovato il modo di farlo a ponte aperto, però naturalmente l'obiettivo più importante è quello del raggiungimento della firma dell'accordo che abbiamo già formalizzato e strutturato e condiviso con tutti i ministeri e con la Presidenza del Consiglio. È stato un soggetto coordinatore fondamentale per trovare un accordo, quello di firmare per avere finalmente i fondi già individuati per la progettazione di un ponte alternativo definitivo e la riqualificazione del ponte attuale perché possa diventare un'attrazione turistica. Quindi il vero obiettivo da raggiungere, questo è un passaggio, ma quello definitivo è questa firma che mi auguro, siccome si è fermata per via della caduta del governo, che il nuovo governo naturalmente possa rimettere all'ordine del giorno il prima possibile e possa quindi semplicemente firmare quello che era già stato concordato. La cittadinanza aspetta questo.